Nell'ultimo cinquantennio c'è stato un cambio piuttosto veloce, nel senso che se venivamo da una società che tutto sommato iniziava i riti in modo abbastanza automatico, ci accorgiamo che manca questa iniziazione. Vivere un rito non è scontato, chiede delle abilitazioni che vanno oltre l'aspetto della spiegazione. Spiegare un rito e celebrare un rito sono due dinamiche molto differenti. E se venivamo da una società dove il ritmo contadino, le consuetudini familiari, le consuetudini sociali disponevano a una capacità celebrativa, non è più la stessa cosa, non è più scontato. Il processo di iniziazione cristiana, oltre che farsi carico a introdurre i grandi temi della fede, è importante che si faccia carico di iniziare la capacità di celebrare una ritualità e di superare questa disconnessione tra la ritualità normale della vita e ciò che accade in chiesa. E questa è la grossa sfida. L'accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi decenni ci ha trovato anche un po' impreparati e ci stiamo attrezzando a vivere questa sfida di capacità come comunità cristiana di iniziare la ritualità alle giovani generazioni.